un futuro da campionessa, e però una realtà scolastica in questo momento, anche se insomma, con gli impegni di campionato e della nazionale. Come riesci a conciliare le cose? La scuola è importantissima, quindi do spazio molto anche a questo. Appena torno da scuola cerco di fare i compiti, di studiare il più possibile prima di andare all'allenamento, e poi appena finisce mi rimetto a studiare, quindi riesco a far coincidere così le cose. Cominciate ad avere della popolarità, un pochino insomma, quantomeno, come la vivete questa? Io alla fine normalmente, nel senso che non ci do neanche così tanta importanza, continuo la mia vita come ho sempre fatto. E la scuola come va? Bene, bene, neanche una materia sotto. Complimenti. E pensavi che questa esperienza con il Club Italia, soprattutto nella massima serie, sarebbe stata così come sta andando? No, all'inizio nessuno se l'aspettava, penso, perché comunque puntare sulle giovani sì è una buona cosa, però arrivare, cioè pensare che i risultati arrivassero così, così presto era molto difficile, infatti abbiamo sorpreso un po' tutti. E le partite che abbiamo vinte con carattere, con la consapevolezza che ne possono arrivare tante altre così. E sabato sarete protagoniste a Volleyland, che è un appuntamento straordinario per il mondo della pallavolo. Sì, siamo molto, molto fiere di partecipare, è una bellissima esperienza e soprattutto ci hanno dato l'opportunità di giocare al forum, che è una cosa straordinaria. E ci sarà un mare di gente. Sì, sì, ci sarà tantissima gente, quindi faremo del nostro meglio come sempre, cercheremo di stupire il pubblico. E con i fan, avete un gruppo di fan, hai un gruppo di fan che ti seguono in modo particolare? Sì, ci sono due gruppi di fan che mi sostengono sempre in qualunque posto, tutte le volte che ce n'è bisogno.